In questo video vedremo come fare la ricerca base nel Trip Database. Entrando nella banca dati ci viene proposta la ricerca base. È consigliabile controllare i termini confrontandoli con il Mesh Database di PubMed. Infatti Trip non dispone di un dizionario proprio, ma molte delle banche dati interrogate dal Trip utilizzano i Mesh di PubMed. Sforziamoci di pensare anche a possibili sinonimi e varianti delle parole chiave. Inoltre possiamo usare gli operatori booleani, AND OR NOT, e i caratteri speciali, come l'asterisco e le virgolette. Vediamo subito queste opzioni con alcuni esempi pratici. Cerchiamo la riabilitazione della persona con ictus. La traduzione da vocabolario è Rehabilitation Stroke. Scrive due termini che corrispondono ai mesh di PubMed. Rehabilitation Stroke. Scrivendo due termini, Trip metterà automaticamente tra le due parole l'operatore logico AND, quindi i risultati conterranno entrambi i termini. Lancio la ricerca facendo invio o cliccando sulla lente. Troviamo 8079 risultati. Vi faccio notare che sulla destra della stringa di ricerca appare un box che suggerisce altri termini di ricerca alternativi. Se avessi dei dubbi sui termini da usare, potrei usare la funzione Explorer. La seleziono. Questa funzione suggerisce sia tecniche di ricerca che termini alternativi, quindi dei sinonimi. Torno ai risultati cliccando su Evidence. Pensiamo ora a possibili sinonimi dei termini. Potremmo trovare materiale sulla riabilitazione anche col termine fisioterapia, quindi aggiungiamolo come sinonimo. Dopo Rehabilitation scrivo OR per indicare che stiamo mettendo un sinonimo e scrivo fisioterapia. Dobbiamo naturalmente isolare i sinonimi mettendo le parentesi prima e dopo i termini. Aggiungo quindi le parentesi. Se ci venissero in mente altri sinonimi o varianti, potremmo aggiungerli dentro le parentesi utilizzando sempre l'operatore booleano OR. Troviamo 8957 risultati. Vediamo ora il funzionamento di alcuni caratteri speciali. Il carattere del troncamento o asterisco ci aiuta a velocizzare la ricerca cercando più termini in una volta sola. Scrivendo fisioterap asterisco cercheremo tutte le parole che iniziano con fisioterap, come fisioterapi, fisioterapist, fisioterapists plurale, eccetera. Così troviamo 8959 risultati. È normale trovare molti risultati, visto che Trip indicizza migliaia di fonti e milioni di documenti. Un modo per trovare risultati più pertinenti è usare le virgolette per cercare le parole esattamente nell'ordine in cui sono scritte, come se fossero una frase. Facciamo un altro esempio. Cerchiamo ad esempio l'assistenza infermieristica al paziente con sindrome coronarica acuta. La sindrome coronarica acuta si chiama in inglese Acute Coronary Syndrome ed è anche un mesh di PubMed. Scrivo i termini, dopodiché li metto tra virgolette. Così cercheremo i termini nell'ordine in cui sono scritti. Se non l'avessimo fatto, le tre parole sarebbero state cercate separatamente, quindi avrebbero restituito molti più risultati. Così troviamo 10.349 risultati. Aggiungiamo però di volere solo i risultati che parlino dell'assistenza infermieristica, quindi scrivo Nurse asterisco. Così cercheremo in una volta sola tutte le parole che iniziano per Nurse, ad esempio Nurse, Nurses, Nursing, eccetera. Troviamo 635 risultati. Fatta la ricerca, potrai usare i filtri che vedi dalla colonna di destra Refine By per aiutarti nella selezione dei risultati.